Allora, ragazze, vi porto con noi per l'aggiornamento di casa nuova, ragazze, perché vi faccio vedere pezzo pezzo, ma adesso ci sono dei grandi cambiamenti e volevo fare proprio un video dedicato a questo. Quindi stiamo entrando in cantiere. Anzi, se mio marito, oddio, sono contro luce. Mi stanno prendendo anche per pazza perché mi dico. Ok, ora giro la telecamera e vi spiego tutto. Allora. Dobbiamo passare di qua perché fuori lì la porta. Allora, sì, allora iniziamo a fargli vedere qui. Allora, qui abbiamo montato appunto il vetro. Questo vetro qua è quello che dà sulla scala, che va su, giù e giù. Adesso stanno iniziando a fare il muretto, per quanto riguarda il. Appunto la chiusura appunto del come si chiama? Mamma mia. Il muretto viene alto qua. Ecco, il muretto, quello d'ingresso, insomma, il Muro di muretto, cinta. muro di cinta, e questo qua è proprio l'ingresso. Quindi qua poi, una volta libero, ci sarà proprio l'ingresso. Poi andiamo oltre. Dove dobbiamo passare? Che qua c'è tutto un macello. Vabbè, adesso poi glielo faccio vedere da fuori, perché È sennò meglio passare da sotto perché qua è chiusa la andiamo. porta. Allora, quindi ragazze, vi facciamo vedere che qua abbiamo messo tutti le finestre e su, quella lì è una persiana. Allora, la persiana voi la vedete un po' così, ma è color tipo caffè latte? Che colore è? Che colore è? Tortora, tortora. Ecco, color tortora. Quindi eccoci qua. Ci sarà anche la persiana, se non sbaglio, qua dalla porta d'ingresso della taverna, che è questa. E poi ce ne sarà un'altra. Quindi sono proprio poche le persiane, ragazze. Tutto bello, libero, luce, senza persiane in mezzo. Qui, ragazze, abbiamo piastrellato il garage. Hanno stuccato fino a lì. Ah, è vero, ha stuccato, sì, vabbè, ha fatto. Vabbè, sì, è Devi scuro. mettere i Tanto. piedi qua, non nelle Oh, fughe. mamma, l'ansia. Vabbè, camminiamo un po' storti. E entriamo effettivamente in casa. Qui c'è appunto la porta blindata. Ok, e qua taverna. Abbiamo piastrellato tutto, come vi dicevo. Ci sono appunto già i finestroni Oh, e qui ha hanno già fatto stuccato la tutto. tana, Hanno già fatto? La tana. Che cosa? Che tana? Ah, la tana. Questa è la zanzariera. Voilà. Top. Ah, ma rimane così sotto? Rimane così sotto? Penso di sì, c'è il binario scomparsa perché per non avere il Ah, binario, hai capito? giusto, capito, io Perché sono noi a ancora casa abbiamo il un po'. binario lì che tutte E le volte infatti ci cinciamo. inciampiamo e Invece si questo qua, forma una vedi, guarda. schifezza lì. E invece, Poi mamma, che vedi, cose innovative. alla cosa che si chiama. Noi siamo rimasti a cose di 30 anni fa, ragazze, va bene. Belle. Quindi qua è tutto appunto piastrellato. Guardate che qua si riprende un po' con la luce. Poi qua stiamo entrando in lavanderia. Ce la facciamo? Ok, lavanderia abbiamo già visto. Appunto, là c'è già il piatto doccia, ma qua abbiamo già piastrellato tutto. Quindi anche qua finestra. Ah, e zanzariera. Ah, fantastico, bene. Top. Quella è la zanzariera, dai, uguale anche a casa nostra che c'ha 30 anni, va bene. Qua non è cambiato niente, a parte che abbiamo piastrellato, ma vabbè, non si vede una mazza, quindi va bene. Andiamo su di sopra. Ok, qua siamo al pian terreno. Ora qui chiaramente è una porta provvisoria, una porta d'ingresso provvisoria, ma questa è appunto la cucina. Questi qua sono i finestroni, eccoli qua, e queste sono le finestre appunto per l'uscita, diciamo come si chiama? Sul portico. Ecco, anche qua abbiamo piastrellato, come potete vedere abbiamo usato per tutto lo stesso pavimento, praticamente a parte per il garage e la locale caldaia.
Intanto stiamo a far mille colori, non va bene. Un'altra finestra e un altro finestrone. No, vabbè, che figata. Tra l'altro si sente già più caldo, chiaramente. Qui abbiamo fatto le velette, poi ci verrà tutta l'illuminazione. Qua verrà tutta la cucina. E poi da dove siamo arrivati, praticamente se giriamo a destra, qui abbiamo questo spazio, questo qua uno sgabuzzino e questo qua il bagno, che anche questo ovviamente piastrellato e tutto. Qua c'è la zanzariera. Ah, qua ci sono già anche qua le cose dove andranno le luci. Bene, 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 e andiamo ancora su. Ok, siamo arrivati su, qui, qua, come potete vedere, c'è già la predisposizione per il vetro, perché metteremo il vetro qua e basta. E qui, vabbè, è andato l'impregnante, le travi, ma mamma, ce la facciamo? Sì. Impregnante le travi, questa qua è la cameretta di Andrea, qua è tutto già piastrellato chiaramente. Poi qui bagno, vabbè, qui c'è già il piatto doccia, ma non ve lo smonto perché ho paura di fare dei danni. Comunque è tutto a posto, tutto piastrellato, tutto bene. Questa è la cameretta di Adele, La che finestra con appunto c'è la finestra unica. E qui ci sono le, vabbè, zanzariera e la persiana che appunto è non si fa color. così. Ah, fatta così, vedi? Boh, Toh. buonanotte. Vedi, non entra Bella, non c'è niente, il. eh. Non c'è la manopolina, non la Infatti, no, volevo. è Questo è più fatto bene, comodo. bella. Bella, Toh. Fai così. E bella, poi non bella. ha la maniglia fatta così. Toh. Bella. Bella, mi piace, bene. Ok. E qui c'è un bel tramonto. E qui è piastrellato. Manca ancora la nostra camera da letto con il finestrone, che questo non l'avevo ancora visto. Finestrone. E ragazze, ora vi facciamo vedere. Ecco l'altra persiana, dov'è? Adesso mio marito esce. C'è la zanzariera anche qua, no? Però la devono ancora mettere, forse. No, la zanzariera qua la devono ancora mettere. Infatti, vabbè, facciamo vedere la, vabbè, qui terrazzino. Ecco qua, ecco, forse da qua si vede bene il colore della persiana, che è appunto questo color tortora, che è bellissimo, proprio bello, bello, bello. Mi piace un Vedete com'è? sacco. Ed è scorrevole, ecco, vedete, si chiude così, in questo modo. Clic. Vedete? Rimane così. Sì, questa qua dobbiamo spostarla. Bello. Bello, bello, bello. Ingombrano anche meno. No, perché sennò qua l'ho dovuto far scorrere, perché sennò c'è in mezzo. No, infatti. Vedi? Vale, Vediamo. prendi. C'è Bello, una bello, bandierina, ho bello. visto. E questa è la cabina armadi. Questa è la cabina armadi che abbiamo già fatto. Tra l'altro siamo appena stati dal mobiliere, così almeno abbiamo definito proprio gli ultimi colori, le ultime cose. E questo è quanto, ragazze. Adesso vi faccio ancora vedere una cosa da fuori, la parte fuori e ci siamo. Allora, nel frattempo siamo usciti qua, diciamo, in. Madonna, nel portico, Maronna. Che disagio. Siamo usciti e la visuale è questa. Allora, io praticamente per quello che ho patito di là, penso che da marzo a ottobre barra novembre starò sempre fuori. Penso. Comunque, rientriamo e poi vi faccio vedere il fuori di là. Ok, e questo è quanto. Io sto cercando di uscire da qua per farvi vedere, perché sto registrando anche un reel, diciamo, per Instagram, così almeno chi non riesce a vedere appunto questo video, che è un pochettino più dettagliato, può vedere quello lì di Instagram. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente, appunto, come vi dicevo, la porta blindata, che è marrone, in realtà adesso è appunto stata messa lì momentaneamente per proteggere un po' dentro e comunque per far sì che non si rovini la porta blindata vera, ma la porta blindata vera e propria, quella che sarà poi quella effettiva, sarà color tortora, che è lo stesso colore delle persiane. Poi ve la farò vedere comunque. E nulla, direi che. Sono pure caduti gli occhiali. Direi che questo video termina qui.
spero che comunque questo video di aggiornamento vi sia piaciuto. Scusate, ma prima sono stata un po' frettolosa. E fatemi sapere che cosa ne pensate un po' di tutto, dai. E noi siamo molto contenti. Adesso ci siamo salutati un attimo mio marito, che tanto ci vedremo tra 3 secondi a casa. Ma ci siamo salutati dicendo: chissà come sarà un giorno tornare da lavorare, o comunque tornare da fare le commissioni, o che dai vari giri, okay, e fermarsi qua effettivamente. Chissà come sarà e chissà quando sarà. Penso abbastanza presto, perché il nostro ingresso in casa è previsto comunque nell'anno nuovo, chiaramente. Il mio top sarebbe 1° gennaio, proprio per iniziare l'anno bene. Marco pensa più verso la primavera, tipo verso marzo. Ma spero sinceramente di aver ragione io. Comunque va bene, anche perché adesso inizieranno poi a portarci i mobili. Poi farò un altro video aggiornamento un pochettino più avanti, quando ci saranno poi effettivamente tutti i mobili, sennò prima non avrebbe senso. E niente, fatemi sapere, sono curiosa. Bacioni.